Sono il suo maestro. Io sono uno che continuamente cerca di imparare qualche cosa. Sono un dilettante perpetuo, principiante. Caserta Vecchia è un posto accogliente. Queste pietre sono affettuose, stanno lì da un pezzo e ogni volta che ci torno stanno intorno e mi sembra che sorridono queste pietre. Racconto un po' di storie, in particolare quelle che riguardano quest'ultimo periodo che abbiamo cercato di accompagnare con degli scrittori in giro per il mondo. L'aspirazione, più che una speranza, è quella che questo divenga una casa madre delle arti, quindi la musica, ma io penso che da sempre la parola, il suono, il gesto, la danza convivono nella stessa realtà. Cominciare chiaramente con Re De Luca, che è un grande e che sicuramente ci accompagna in questo viaggio, in questa aspirazione di creare questo borgo delle arti e di accogliere chiaramente il popolo, che sia il popolo a vivere veramente questa realtà che è fatta sia di sogno ma anche di grande probabilità. Alzato il livello culturale ancora di più di un festival che quest'anno non si doveva fare, si è fatto, è un miracolo e cercheremo di portarlo avanti nel migliore dei modi. Grazie a Re De Luca, perché stasera viviamo un piccolo sogno per tanta gente che aveva veramente piacere a conoscerla e a sentire dal vivo le emozioni che lei racconta sempre.